Avvocato Bartolomeo Lanzara, presidente della Codacons Cilento. Questa problematica è legata al porto di Casalvelino, riguardante principalmente l'insabbiamento. Cosa ha da dire al riguardo, dato che ha sollevato appunto proprio lei con la Codacons questa problematica? Allora, il problema del porto di Casalvelino è un problema atavico, però quest'anno è un problema molto serio perché l'insabbiamento ormai ha raggiunto un livello molto preoccupante. Le imbarcazioni dei pescatori e dei deportisti non riescono chiaramente a entrare nel porto e quindi ad avere un porto efficiente. Questo sta mettendo in ginocchio non solo l'economia turistica del comune di Casalvelino, che è tutta incentrata su Marina di Casalvelino e in modo principale sul porto, ma sta mettendo in serie difficoltà tutto l'indotto che gira intorno a un porto e anche la nautica del Golfo di Velia. Considerate il fatto che le imbarcazioni che stanno qui vanno al rimessaggio, le imbarcazioni hanno necessità di altre cose, i ristoranti girano intorno al porto, i locali che ci sono qua girano intorno all'economia portuale, quindi è un indotto fondamentale e importante che è messo in serie difficoltà. Cosa ha fatto il Codacons? Il Codacons ha fatto un appello al Presidente della Regione e agli assessori competenti per intervenire per la risoluzione di questo problema. Questo perché un ente comunale non può, non ha la forza economica di poter risolvere questo problema senza l'aiuto della Regione. Tempo fa il Presidente della Regione De Luca aveva messo al primo punto il potenziamento della portualità turistica nel Cilento e quindi anche la risoluzione di tanti problemi legati sia al problema dell'insabbiamento dei porti, che non riguarda solo Casalvelino, ma riguarda tanti porti del Cilento, e sia la creazione di nuove infrastrutture che potenzino i porti già presenti in quest'area. Questo per creare le famose del mare, quindi per dare la possibilità al Cilento di decollare dal punto di vista turistico ricettivo. Quindi io mi attendo che il Presidente De Luca e gli assessori competenti intervengano economicamente per aiutare, per sostenere il Comune di Casalvelino nella risoluzione di questo problema.